Un tempo la Juventus i gol senza una scarpa li subiva, adesso li segna. Da Elkjær 1984 a Matri 2013. Cartolina di una serata che consegna al campionato e all'Europa una squadra che in un colpo solo ha ritrovato gioco, ritmo, autostima, tutto quello che serve, insomma. Un girone fa la Fiorentina rappresentò uno dei punti più bassi della stagione bianconera, non per il risultato, un pari in trasferta non è mai da buttare, ma per le modalità che ne accompagnarono la conquista. Mai vista una Juve così in sofferenza come quel giorno al Franchi. Altra musica allo Stadium. Per tanti motivi, anche, perché no, l'avversario. È durata poco la Fiorentina, soprattutto se paragonata a quella dell'andata. Se l'è giocata per 20 minuti, occhio e croce, fino al gol rompighiaccio di Vucinic. Poi è progressivamente scivolata ai margini della partita. La Juventus no, ha conquistato rapidamente il centro del ring e non l'ha più mollato. Se è vero che le partite si vincono in mezzo al campo, la storia di Juve-Fiorentina comincia da Pirlo, Vidal e Marchisio. Troppa qualità in una manciata di metri quadrati per gli omologhi in maglia viola. Talvolta c'è anche la forza dell'avversario che ti mette in condizione di non poterti esprimere al massimo. La Juve ha dimostrato di saper gestire le partite, di avere la forza di saper gestire le partite, di avere le alternative per poter gestire le partite. Dopo aver rischiato qualcosa, ma c'era Buffon in versione Olanda-Italia, la Juventus ha messo sotto chiave la partita nella seconda metà del primo tempo. Lo ha fatto con gli attaccanti scelti dallo squalificato Conte. Prima Vucinic, poi Matri. Al di là degli omaggi altrui, l'assist involontario di Roncaglia nell'azione del primo gol, resta l'impressione che in questo momento sia questa la coppia d'attacco sulla quale la Juventus deve puntare. Matri ha segnato il quinto gol nelle ultime 5 partite di campionato, il sesto in stagione, 5 dei quali avendo al proprio fianco Vucinic, il quale a sua volta è andato a segno in 4 delle ultime 7 apparizioni. Poi, tanto per confondere un po' il quadro di insieme, il montenegrino ha sbagliato la più facile delle occasioni, ma questo è un altro discorso. Mancherà la Juve la punta da 20 gol a campionato, ma occhio ai numeri, con Quagliarella e Giovinco l'attacco è già a quota 25. La proiezione a fine torneo sarebbe di 40 reti o giù di lì. Sicuri che il problema juventino sia davanti alla porta? Intanto avanti con la Champions e a Glasgow il reparto sotto la lente di ingrandimento potrebbe essere la difesa. Non dobbiamo aver timore, però dobbiamo comunque sapere che ci sarà un ambiente molto caldo, che è una squadra che comunque ha passato un girone non facile, e quindi insomma sarà una partita di Champions che sarà diversa dal campionato. Per Paolo De Ceglie, leggero stiramento, indisponibile col Celtic, disponibile invece.